Bene, eccoci qua, siamo tornati in diretta, il nostro ospite ormai l'avete conosciuto e la tematica la sapete. Io durante la pubblicità ho detto, ma siamo sicuri che qualche spintarella, boh, non lo so, siamo in Italia, hai visto cosa è successo in Veneto, in Lombardia e in tante altre regioni. Però io ripeto, nella scuola non funziona così, per fortuna, nella scuola pubblica. Non funziona perché esiste una graduatoria, sia provinciale, sia poi a livello di graduatoria di istituto, che rispetta esattamente i vari titoli, i vari punteggi che ogni insegnante accumula col E nulla si può servizio. falsificare, nulla si può No, cambiare? diciamo di no. Puoi comprare qualche titolo se vuoi, insomma, di quelli che ti dà un paio di punti, qualche master, Io sono qualcosa. andato in Albania, ho comprato Però. tre lauree, Ecco, sai, puoi eravamo in comprare le due. lauree e quindi ciò ti aumenta il punteggio, Eravamo in chiaramente, due, eravamo quindi io e un mio su. amico Ecco, della questa è l'unica Lombardia. cosa che puoi fare, però entrare a insegnare proprio con una spinterella proprio personale, no. Ecco, puoi comprare qualcosa se vuoi. Dai, Caspita, qui si stanno scatenando le telefonate. ecco. Buonasera Melania. Pronto? Pronto? Mi sente Melania? Sento Sì, la sento. una voce giovanissima. Lei vuole quindi dire la sua su, il precariato o fare domande? Sì, io sono anch'io un'insegnante precaria. Questo mi dispiace, però la ringrazio per aver preso il ricevitore e ci ha chiamato in diretta. Prego, a lei la parola allora. Volevo chiedere alla collega, visto che è lì presente, insomma, da quando ho capito, credo che ci sia un coordinamento che si interessa a noi finalmente perché bisogna dare voce a questa problematica che in questi giorni, non so, con l'aggiornamento delle graduatorie, credo che tutto il mondo si stia riversando Sì. Sì, nell'insegnamento perché con la carenza di lavoro e con è vero. ovviamente il peggioramento della situazione fuori, allora tanta gente si sta riversando sul mondo della scuola. Volevo cercare di capire se c'è appunto questo coordinamento che si interessa a noi e che cosa fanno, insomma, per noi. E dov'è, naturalmente? Grazie Melania per aver chiamato. Prego. Ecco, prego, rispondiamo quindi a Sì, certo, Melania. no, il coordinamento è l'unico coordinamento dei precari, è quello organizzato dall'FLC-CGIL, proprio perché le problematiche del precariato come docenti, come precariato a scuola, comunque in generale, anche personale ATE e università, è diverso rispetto a quello degli altri docenti di ruolo, che comunque hanno i loro problemi con tutti questi tagli fatti alla scuola. E in realtà, sì, è della CGIL, in tutta Italia la CGIL-FLC ha organizzato questo coordinamento precari, qui a Padova ce n'è uno che funziona molto bene, E devo si trova dire in che internet comunque si il trova in riferimento e internet, tutto, sì, la quindi. sede CGIL di Via Longhin è il punto di riferimento, Ok. e in realtà è perché a noi servono delle informazioni, perché adesso ci sono le domande per entrare per le graduatorie, per il rinnovo delle graduatorie, per l'aggiornamento dei punteggi, e siamo tutti lì in fibrillazione e abbiamo bisogno di aiuti, sembra assurdo, perché devo dire che i vari moduli, nonostante l'informatizzazione, cioè sembriamo nel Medioevo, vengono scritti in modo Non ho dubbi, non ho dubbi. incomprensibile, sembra sia fatto apposta, cioè in modo che tu sbagli qualcosa, così vieni assolutamente automaticamente depennato, perché al minimo errore Sei fuori, sei pazzesco. fuori, capito? Ecco. Allora, ascoltiamo per il momento anche, l'avevo annunciato poc'anzi, un'intervista molto importante. Quali Prego. le vostre richieste oggi? Ah, le richieste, cioè noi come organizzazioni sindacali stiamo chiedendo, e la CGIL in particolare, come. Intanto non più ragionare sull'organico di diritto ma sull'organico di fatto per stabilizzare questa situazione. In più chiediamo un minimo di coerenza nelle politiche degli organici perché in questa situazione non abbiamo di fatto modalità di accesso al ruolo, chiamiamolo così, che si sono cambiate nel corso del tempo, anno dopo anno, su no, creando tutta una serie di aspettative tutte legittime, ma che entrano in contraddizione uno con l'altro, perché tu hai quelli della scuola di specializzazione, quelli che hanno fatto i TFA l'anno scorso e stanno facendo i pass, tutto un ingorgo istituzionale che si carica su pochi numeri.
ogni anno tutta una serie di aspettative, mettendo in contrapposizione legittimi diritti uno contro l'altro e non potendo creare anche una rivendicazione unitaria proprio per queste difficoltà. Difficoltà che andrebbero diminuite fortemente se ci si adeguasse a un organico di fatto e non ci si rimanesse legati all'organico di diritto. Per cui in Italia, solo nella provincia di Padova, tu hai 1000 persone, 1000 cattedre, che ogni anno vengono rimesse da settembre a giugno, ma sono cattedre che servono perché tutte le ristrutturazioni che ci sono state hanno determinato tutti i risparmi che dovevano esserci. Nonostante tutto è ancora 1 migliaio di supplenze annuali. Allora, abbiamo già al telefono, rivolgo la domanda che volevo fare a te, a proprio Roberto Brancato, che è precario della scuola primaria, e dopo ti chiedo la gentilezza di commentare questa intervista. Buonasera Brancato, grazie per aver accettato l'intervento qui ad iReporter per te. La mia domanda è, mi sente? Sì, la sento, ringrazio. Perfetto, la mia domanda è, ma questo precariato come può influenzare in positivo o in negativo, me lo spiegherà lei, anche i ragazzi, quindi la situazione proprio scolastica degli alunni? A lei la risposta. Guardi, lei ha proprio centrato quello che era il mio tema, che è il tema principale di tutti i precari che lavorano seriamente nella scuola. Perché noi pensiamo che il precariato, il mondo del precariato, tocchi solamente noi che non ci sentiamo cittadini, che ci sentiamo cittadini in serie B, che non abbiamo la possibilità di acquistare niente a zero interessi perché dobbiamo avere i soldi in contanti. Però non pensiamo al danno che la scuola crea proprio agli alunni. No, sì, perché sentivo proprio da Anna che alcuni tra voi devono girare vari istituti, correre di qui, correre di là, essere sempre a disposizione, e in più se uno è nella primaria si trova il cambio degli insegnanti, e penso che sia comunque una situazione delicata perché ti affidi a un insegnante, poi te ne trovi il giorno dopo un altro. Questo è proprio il problema, cioè il problema del girare le scuole, per modo di dire. Io l'anno scorso ho lavorato su 3 plessi. Ma quello è un problema dell'adulto, lo affrontiamo perché ormai siamo abituati ad affrontarle, sì, ad affrontare queste problematiche. Però non concentriamo l'attenzione sul danno che facciamo, tra virgolette, agli alunni. Certo. Ogni anno prendiamo delle supplenze che sono annuali, caso strano, va bene, lavoriamo un anno con un gruppo di alunni che deve abituarsi a noi e poi deve abbandonarci. Noi dobbiamo abbandonarli ogni anno, ma non perché l'anno successivo, l'anno dopo deve rientrare la titolare, ma l'anno dopo avranno un altro precario. Certo. Questa è discontinuità. E le dico un'altra cosa a proposito di questo, che io ogni anno mi ritrovo a dover, tra virgolette, anche difendermi dai genitori. Dai genitori che a volte noi facciamo fatica a far comprendere loro che non è nostra volontà, cioè che non è un nostro divertimento cambiare ogni anno scuola, perché per loro è molto strano. Io quest'anno ho avuto una terza, l'ho seguita per tutto l'anno, e giustamente a fine anno i genitori hanno avuto questo problema. Perché lei l'anno prossimo non può rientrare e creare continuità a questo gruppo? Sì, perché poi i genitori, tutti i tecnicismi che ci sono dietro, non li capiscono, lo so, poi alcuni diventano maleducati, alcuni aggressivi, lo so, ne so. Sì, noi dobbiamo pure affrontare queste problematiche, cioè come se quasi quasi fosse nostra volontà, esatto, essere ancora girovaghi a quasi 50 anni. Cioè è una situazione che noi dobbiamo proprio vivere anno per anno. Però Brancato, io la devo salutare perché so che c'è un altro intervento telefonico. E grazie per la sua testimonianza e per quello che ci ha regalato. Buonasera. Benissimo. Grazie e spero che la situazione prima o poi cambi davvero. Lo dico non per fare il ruffiano, ma perché lo penso davvero. Un saluto. Vabbè. Un saluto. Perdonate se vado così veloce, ma so che c'è un altro intervento telefonico e quindi cerco di dare un pochino... È un argomento che insomma infuoca, dai, insomma, infiamma le... Non tanto per me, ma per dare voce a voi.
Allora, nel frattempo che attendiamo la telefonica, mi vuoi commentare cortesemente ciò che ha detto il segretario? Sì, diciamo della che ciò che ha detto FILC? il segretario si collega strettamente a quello che ha appena detto il signor Brancato, Sì. nel senso che ogni Diego, anno. attenda un secondo al telefono che faccio finire il discorso qui in studio, va bene? Sì. Perfetto. Ogni anno i precari sono non meno di 1.000. Scuola primaria, secondaria e tutto. E quindi non si capisce perché siano precari, cioè basta guardare il sito dell'ufficio provinciale scolastico provinciale, sì, dove già loro ad agosto sanno quanti posti annuali, quindi praticamente un posto libero da insegnante c'è, e non sono uno, sono 1.000 in tutto. Quindi non si capisce perché questi insegnanti non debbano entrare direttamente di ruolo, ma continuino a mantenerli nello stato del precariato, come se ciò comportasse una maggiore spesa, che in realtà non è vero. Ma che idea ti sei fatta su questo? Perché e per come? Io devo dire non riesco a capire, perché è paradossale, nel senso che al Ministero, va bene, parliamo, sono loro che pagano i dipendenti, no? Noi docenti, finito il mio contratto, scade il 30 giugno, io chiederò la disoccupazione, quindi io non lavoro, tu mi dovrai pagare la disoccupazione. Non so quando me la danno, l'anno scorso me l'ha data a gennaio da giugno, però me la dovrei pagare. Quindi io alla fine ti costo e non lavoro praticamente. Ma so che tu stai aspettando anche il tuo stipendio io sto da aspettando, gennaio? Sì, no, da aprile. Sì, sì. C'è una parte di stipendio, sì, che praticamente da aprile non. Ma non ti preoccupare, che comunque dovrebbero arrivarti 80 no, euro. No, quelli sono arrivati. Quelli sono arrivati e compensano l'IRPEF regionale che devo pagare alla Sicilia. Perché se non sbaglio, fa sempre parte della stessa famiglia il mando. Capito. Cioè, sì, in realtà. Il mandare io i soldi. Devo dire. Il gettito, scusate, sì, mi veniva il termine. Sì, alla fine spero che qualcosa con la scuola, che ancora il nuovo governo non ha toccato, spero che si rendano conto, perché so che Renzi, da quello che ha detto. Ah, vabbè, noi aspettiamo. Sembra che sentiamo Diego al telefono. Diego, pronto? Sì? Diego, prego, a te la parola, o a lei la parola. Sento sempre voci giovani, mi viene da dare del tu a tutti. Prego, Diego. Al Vignasero, anch'io sono un precario della scuola, ah, quello che stava dicendo la signora Anna. Intanto complimenti tantissimo la signora Anna e tutti coloro che, come la signora Anna, stanno portando avanti questo movimento. Cioè, fanno sentire la loro voce, che anch'io voglio associarmi a loro, proprio perché è una situazione proprio di disagio quella che affrontiamo ogni anno, sia nella scuola, sia con gli stipendi, i pagamenti, quello che stavo dicendo adesso. Io volevo chiedere, signora Anna, io cosa posso fare per aggregarmi a voi ed essere parte di questo, a sentire i miei diritti, la mia voce? Beh, ho già detto, insomma, la CGIL è aperta, anzi, più siamo e forse riusciremo a far... A cambiare le cose. Anche se in realtà gli ultimi governi non è che i sindacati li considerino tanto, Diego, devo essere sincero, ma ci proviamo. Diego, posso chiederle di dov'è, chiederti di dove sei? Non riesco a capire se sei pugliese o siciliano. No, io sono meridionale, sono siciliano, però siciliano, abito dal Vignasero, un conterraneo. E anch'io sono... Sì, ma come mai, ma come mai anche tu sei finito qua? Cioè, in Sicilia non c'è proprio la possibilità di trovare una cattedra? È impossibile? No, in Sicilia la situazione è molto satura riguardo gli insegnamenti. Io sono un insegnante della scuola, faccio parte dell'insegnamento della scuola primaria, perciò la situazione è molto satura. Allora ho avuto la maggiore possibilità di lavorare per noi, ma sempre con le solite difficoltà dei vari contratti precari, dove sai quando, non sai né quando inizi né nemmeno quando finisci, o se durante l'anno scolastico riesci a lavorare o ottenere un contratto. Diego, cioè, grazie per aver chiamato, grazie per la schiettezza, insomma, nelle risposte. Un saluto. Grazie, salve. Grazie Diego, grazie. Ecco, siamo in tanti. Siamo in tanti, ma quello che non capisco è che comunque c'è anche il privato, è impossibile entrarci. Poi la Sicilia non è una regione autonoma. No, è autonoma rispetto a chi? A parte che, insomma, adesso tutte le regioni sono autonome. Dal 2001 in teoria sono tutte un po' più autonome. Ma non mi risulta. Vogliono non ricambiarlo mi risulta un'altra volta, comunque no. In realtà il problema in Sicilia è la situazione è drammatica. Io sono stata quasi 10 anni lì in graduatoria
Però visto che in Lo realtà sai che è una. neanche 2 weekend fa una tua conterranea di un altro settore mi ha detto che la Sicilia è all'avanguardia, mi ha detto. Sarà anche È all'avanguardia. E all'avanguardia forse o no? perché proprio per questo siamo talmente tanti gli insegnanti. Sai perché? In realtà lì noi studiamo, perché non essendoci lavoro, non avendo delle Ti devi fabbriche, formare ancora di più. allora tu sai che devi avere quella cosa in più, quel quid in più che ti porti avanti. Che poi ti porta in un'altra regione, purtroppo, a Sì, essere purtroppo, precario. con tutte le Oh, vedi? conseguenze, perché dobbiamo dire anche che noi precari, proprio la nostra protesta riguarda proprio la disparità di trattamento anche economico e di diritti. Cioè, sì, velocissimo perché siamo Sì, per chiudere e assolutamente. Ti cambiare. dirò, le ferie a noi non vengono pagate, a noi hanno Perché sei deciso. precaria? Certo, Ma quindi no. noi, anche se a giugno smettiamo di lavorare, a tutti quanti spettano 2 giorni e mezzo al mese, non li prendiamo, però considerano ferie i giorni di chiusura, Natale, Pasqua, Carnevale, queste qui, quindi noi non abbiamo le ferie. Le malattie ce le pagano al 50%. E, insomma, sono tutta una serie di problematiche, effettivamente. Molto, Sì, molto, considera molto anche che molti serie. di noi Hanno famiglia hanno piuttosto, famiglia. esatto. Ti parlavo del fatto che il 30 giugno scade il contratto, la disoccupazione. Io ho la mia famiglia che riesce a sostenermi, vado giù e vado a vivere lì giù finché non mi richiamano di nuovo per un contratto. Però chi sta qui cosa fa? Senza la disoccupazione non è che arriva subito, a giugno, luglio, arriverà a dicembre, a gennaio. Ecco. Io saluto Anna Di Guardo. E ti auguro un in bocca al lupo a Ti te e a tutti i ringrazio, colleghi, credi. logicamente. Grazie. Sappiate che adesso lancio il meteo e successivamente parliamo un pochino della maturità, come è andata oggi, insomma, la prima prova. I nostri ragazzi, ne sentiremo qualcuno se riusciamo al telefono, perché sono lì che studiano. E sentiremo, tengo le dita incrociate, anche il provveditore agli studi. Grazie ancora per essere stata qui Grazie a con voi. noi. Telefonate, dite la vostra, fate domande, sapete come funziona, quindi hai reporter per te. Lancio il metodo. Salve a tutti amici, bentrovati. Un vortice di bassa pressione sull'Italia continua a condizionare negativamente il tempo, soprattutto al centro-nord, dove ci sono, diciamo, la maggior concentrazione di fenomeni che hanno interessato in maniera molto decisa il centro Italia. Questo vortice di bassa pressione sta cominciando a piccoli passi a perdere di energia, lo farà ulteriormente a cavallo del fine settimana, quando finalmente dovrebbe tornare una figura di alta pressione, dunque un fine settimana si preannuncia all'insegna del sole e del caldo in aumento. Intanto però portiamo pazienza perché il tempo continuerà a rimanere, abbiamo detto, fortemente instabile su gran parte d'Italia. Ancora ombrelli a portata di mano perché ci sarà un elevato rischio di piogge, ancora di temporali. Le temperature tuttavia cominceranno a dare piccoli segnali di ripresa a partire dal centro-nord. Le successive 24-48 ore saranno invece ancora l'insegna del tempo molto instabile, soprattutto al centro e al sud, mentre al nord cominceranno ad esserci segnali di un generale miglioramento. Il tutto sarà accompagnato anche da una ripresa del quadro termico, con temperature che tenderanno infatti ad aumentare, soprattutto abbiamo detto al nord, e poi abbiamo detto, insomma, tempo in netto miglioramento a cavallo del prossimo fine settimana. Per adesso è tutto, amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.